La legge di stabilità 2017 ha introdotto sul mercato finanziario italiano i PIR, piani individuali di risparmio. Si tratta di strumenti di risparmio per persone fisiche che vanno a confluire nel finanziamento di piccole e medie imprese, italiane o stabilmente operanti sul nostro territorio. Fin dal debutto il loro è stato un vero successo e, dopo il primo anno, è giunto il momento di tracciare un primo bilancio. L'occasione è venuta dal tradizionale appuntamento promosso da LS Lexus Sinacta Focus PMI. Il risparmiatore può usufruire di uno strumento di risparmio agevolato, nel senso che qualora detenga questo prodotto finanziario per più di 5 anni è in totale esenzione fiscale. Tutte le analisi statistiche fanno ritenere che un investimento di 5 anni mediamente dà, senza l'angoscia di guardare tutti i giorni come va il proprio portafoglio, un risultato positivo. In questo momento si sta generando una liquidità molto molto significativa per quelle imprese campioni che hanno capacità di crescita, idee, che hanno voglia di stare sui mercati internazionali e quindi possono anche uscire dalla stretta cinghia dell'indebitamento bancario classico e avere quelle risorse per affrontare l'innovazione tecnologica, le eventuali acquisizioni per linee esterne e diventare competitive nei mercati globali. È la prima parte, diciamo, di questa riflessione che continuerà nell'evento che stiamo organizzando e che è previsto per il 10 di ottobre in collaborazione con Borsa Italiana in Palazzo Mezzanotte, che affronterà la tematica più generale cosiddetta FinTech. Nell'ottava edizione del convegno ospitato a Palazzo Turati a Milano, la discussione ha preso le mosse dalla ricerca curata da Prometeia. I PIR sono arrivati a costituire quasi il 15% del complesso degli investimenti nei prodotti di risparmio gestito, più di altri prodotti tradizionali come le GPI o di altri prodotti fiscalmente agevolati come i fondi pensione. Il potenziale è ancora ampio perché il prodotto è molto meno diffuso che prodotti analoghi in altri paesi europei. La tavola rotonda seguita alla presentazione dello studio ha visto coinvolti imprenditori, manager bancari e ricercatori, lasciando poi spazio anche alle voci di chi per primo ha deciso di puntare sui PIR. Nel momento in cui sono stati sul mercato, a maggio, i PIR hanno creato un mood positivo. Mentre il mercato IM è sempre stato caratterizzato da poca liquidità, i PIR hanno creato più stabilità. Siamo partiti a marzo del 2017 e in 3 mesi siamo quotati. Credo che l'anno prima, senza PIR, raccogliere 30 milioni sull'IM sarebbe stato molto più complicato. Il finale dei lavori ha coinciso con l'intervento di uno dei banchieri che sostiene maggiormente la validità di quella che è stata pensata come una finanza alternativa in grado di andare alla ricerca delle PMI. Successo deve essere guardato non a brevissimo termine. Siamo partiti l'anno scorso con i PIR e questo è uno strumento che, lì dove è stato applicato in modo simile in altri paesi, ha portato grandi vantaggi nel tempo.